Patagonia super veramente. E ora si riparte. Destinazione? Ragazzi, finalmente siamo arrivati nella destinazione in cui staremo e vivremo nei prossimi mesi, ovvero Viña del Mar, che è a un'oretta e mezza di distanza da Santiago del Cile, ovvero la capitale in cui abbiamo passato un po' di tempo. Questa è la terrazza incredibile del nostro appartamento qui a Viña del Mar. E ma ce lo meritiamo tutto questo? Facciamo un giretto dell'appartamento? Seguitemi. Partiamo. Al terrazzo si accede partendo dal salone principale, che è abbastanza spazioso e c'è un tavolo per poter mangiare e un divano e anche una televisione. Dopodiché, andando verso di qua, si arriva in cucina. La cucina è piccolina, però non abbiamo troppe pretese. Il difetto di questa cucina è che è poco luminosa, perché non ci sono finestre, quindi c'è anche una cappa qua che però non funziona, però è dotata di tutto. C'è il microonde, il forno, i fornelli, vari utensili come il tostapane, il frullatore, cose che si scalda l'acqua, insomma. Qui invece c'è la prima stanza, che ha un letto singolo, e c'è un bagno privato qua dietro, però è di Tommy, non voglio entrare per invadere. Dopodiché si sale da questi scalini ed è sviluppata, come vedete, su due piani, e arrivando su c'è l'altra stanza dell'altro Tommy. Questo è il Tommy che conoscete voi, quello sotto è il Tommy che ancora non vi ho presentato, ma ve lo presenterò. E lui non ha un bagno privato, ma ha una cabina armadio, quindi un perk niente male. Mentre qui c'è l'altro bagno che usa Tommy. Qui abbiamo un'altra camera degli ospiti, che però noi abbiamo messo tipo le robe, lo usiamo un po' come magazzino, però volendo c'è un letto a castello, quindi due letti, due persone possono venire. Molto piccola, molto umile, però è luminosa perché c'è comunque la finestra dietro. E finally la mia camera, che è la più grande. Molto bene, c'è un sacco di spazio veramente. Ho un armadio enorme in cui ci sta tutto e anche di più, e il bagno privato direttamente dentro la camera. C'è la doccia, la vasca da bagno. Siamo soddisfattissimi di questa camera, soprattutto perché è molto vicina all'università, molto vicina al centro commerciale, quindi se ci serve qualcosa e anche per fare la spesa è ottimo, e soprattutto si affaccia sulla spiaggia. Con 15 minuti siamo in università con i mezzi, e quindi anche da questo punto di vista scelta veramente buona. Pensavate fosse finita qui, invece questo appartamento è all'interno di un complesso di altre 3 torri, quindi sono in totale 4, e ci sono un sacco di servizi come la piscina, la palestra, il concierge e un sacco di cose, quindi andiamo a scoprire il resto di questi buildings. Non vi ho detto che siamo al 20° piano qua, e in totale ce ne sono 22, quindi bene così. Allora, qua c'è l'ingresso, vedete, molto ampio, molto ampio. Ci sono anche altri ascensori qua. E qua. Buenas. Questo qua è il nostro appartamento, la nostra torre da fuori. Che succede? Cioè, questa qua è la nostra torre da fuori, e poi ce ne sono altre 3, una di qui, la nostra è la terza, e altre 2 prima, identiche. Ecco, andiamo nell'ingresso della 4ª torre, perché qua c'è la piscina e la palestra, ora vi mostro. Qui dentro c'è la palestra. Ora me la faccio aprire perché bisogna prenotarla, e apre dalle 7 alle 10 della sera, si può stare per 1 ora e mezza, penso per una questione di Covid. Questi sono gli attrezzi che ci sono. Dai, c'è l'indispensabile, quello che serve, ottimo. E spazio direi che ce n'è. Usciti dalla palestra abbiamo qua un tavolo da ping pong che sfrutteremo assolutamente, e qui un biliardino, e dopodiché questa parte qui con l'esdraio, ed è molto bassa l'acqua, quindi non si può nuotare. Però vi porto nella piscina, quella grande, dove si può nuotare, che io non ho ancora visto. In realtà queste cose qua le avevo già viste ieri sera, perché avevamo fatto un giretto della struttura per orientarci un po', e da qui si può salire sulla piscina. È la prima volta che la vedo insieme a voi. Non male. Ok, lo sbattimento è che alla mattina c'è questa torre qua che fa ombra, e quindi la piscina è totalmente al buio. Però secondo me a un certo punto, verso le 3 e 4, dovrebbe esserci il sole. Ah, voglio andare a vedere qua perché si vede direttamente la spiaggia e dovrebbe essere figo. Ok, qualcosa si vede, però ogni tanto puliteli sti vetri, cioè. Dai. Secondo me non li hanno puliti da quando hanno costruito questi appartamenti. Poi, volendo, qua sopra ci sono dei divanetti dove potersi rilassare, guardare giù la piscina o di là la spiaggia, se riuscite a vedere qualcosa dai vetri. Scendo che voglio farvi vedere una cosa. Tralasciate il colore dell'acqua, ma tutte le 4 torri sono circondate da
questa diciamo stagno, questo laghetto che va tutto intorno, e ci sono queste strutture qua che non so se siano apposta per navigarlo. L'acqua è bassissima, quindi penso che la tengano bassa in questo periodo, non so, perché alla fine siamo alla fine dell'alta stagione qua. E ora vi spiego un po' meglio la situazione qua, del perché sto parlando di alta e bassa stagione. Per spiegarvelo adesso vi porto con me sul lungomare, che io non ho ancora visitato perché siamo arrivati ieri sera, abbiamo dovuto fare la spesa e tutto, e quindi non ho avuto ancora il tempo di arrivare in spiaggia. Sto attraversando col rosso, aiuto. 1, 2, 3, 4. Qui c'è la piscina e la palestra, e questa è casa nostra, 20° piano, quindi qua. Ed eccoci, siamo in spiaggia. Linea del mare è situata circa, come dicevo, un'oretta e mezzo, due di macchina da Santiago del Cile. E quindi è ovviamente una località turistica molto popolata durante l'estate. La questione è che siamo in un paese sotto l'equatore, e quindi le stagioni sono invertite. Adesso siamo a marzo, oggi è il 1° marzo che sto facendo il video, e sta finendo, tra virgolette, l'agosto nostro. L'agosto nostro è febbraio, quindi il mese in cui fa più caldo, e quindi la gente va pure al mare e alle vacanze. E marzo è, diciamo, il nostro settembre. E quindi fino a una settimana fa c'era un sacco di gente. Ancora ieri quando siamo arrivati era veramente strapieno. E ora inizia a defluire, la gente inizia a tornare verso la città e torna a lavorare. Come avete visto, ho iniziato un po' a esplorare il Cile e fare qualche viaggio in Patagonia e un po' la città di Santiago. È un paese veramente molto interessante, che ha anche dei punti, soprattutto nell'enogastronomia, molto simile all'Italia. È un paese sviluppato in verticale, strettissimo. E la cosa interessante, che secondo me è la peculiarità maggiore del Cile, è che a pochi chilometri di distanza puoi trovare pianura, montagne, colline, ma anche il mare. Infatti a Santiago, se avete visto dai miei vlog precedenti, sono salito sul Cerro Santa Lucia, che è praticamente una collina nel centro della città di Santiago. Poi c'è tutta Santiago che è sviluppata sulla pianura, e però a un'ora e mezza di macchina siamo arrivati al mare. Quindi è veramente un paese in cui puoi fare mille cose con brevi distanze. E dicevo, perché punti in comune con l'Italia? Perché come l'Italia ha la possibilità di avere un sacco di prodotti, sia ittici che agricoli, che favoriscono la buona cucina, come in Italia. E infatti da quando sono arrivato qua non c'è mai stato un giorno in cui ho mangiato male o non ho trovato qualcosa da mangiare. Ieri siamo andati a fare la spesa e la varietà di prodotti è molto simile a quella italiana, che non è scontato, noi lo diamo per scontato, ma se si viaggia un po' si capisce che non tutti i paesi è così. Pensate che quando io ero in Vietnam a fare lo scambio c'erano questi scaffali enormi di prodotti confezionati, però la roba fresca non c'era ed era quella che costava di più. Quindi mangiare la frutta e la verdura, paradossalmente, soprattutto la verdura, diventava un lusso. Però adesso vi mostro una cosa, un piccolo problema del Cile è questo qua: playa non apta a fare il bagno, cioè spiaggia non adatta per il bagno. Questo perché il Cile si affaccia sull'oceano, e quindi è pericoloso, le correnti sono più forti rispetto al mar Mediterraneo, ovviamente. L'acqua è molto più fredda, e quindi anche da questo punto di vista non è tanto piacevole fare il bagno. E poi vedete là, ci sono tutte le navi, e quindi è anche abbastanza inquinato. La località in cui siamo si chiama Viña del Mar, e proseguendo verso di là c'è Valparaíso, che è molto famosa, però non è molto sicura, quindi bisogna stare un po' attenti ad andare, precauzioni, sempre avere le cose ben salde nelle tasche, mani nelle tasche, non si sa mai. Ovviamente come in tutte le altre città del mondo, così come se andate qualche quartiere di Milano alle 2 di notte. Comunque tutto nel complesso sembra molto elegante, molto ricco, ma appartenente a un'epoca diversa, perché la nostra casa è molto bella, sviluppata su 2 piani, ha tanto spazio, ha 5 letti, 3 bagni, una terrazza invidiabile, ha il concierge, anzi 2 concierge all'ingresso della hall che vi aprono la porta, vi prendono i pacchi e quant'altro. Quindi villeggiatura proprio di lusso, ma il problema è che è vecchia, e soprattutto la nostra casa ci è stata data anche un po' sporchina, quindi questo lato qua, per carità, poi di lusso, se considerate che siamo qua per studio come studenti fuori sede. Però ecco, sembra di essere finiti in un film di villeggiatura di qualche decennio fa, ecco. Cioè, capite cosa intendo, no? In
tutto questo, quindi mi interesserà sapere quanto paghiamo, perché comunque stiamo dividendo una casa per 5 persone in 3 su al 20° piano, quindi l'ultimo piano di una torre, con palestra, piscina, di fronte al mare. Bene, paghiamo 300 euro a testa circa, poco di più, 330 euro a testa, in un totale di circa 1000 euro al mese per tutto l'appartamento che dividiamo in 3, ed è stato un buon prezzo per quello che è, perché il concetto è che qui siamo in una località di villeggiatura, località turistica, non siamo in città. E quindi, essendo in bassa stagione, nessuno viene d'inverno e queste case qua rimangono non affittate. E quindi ci vengono dei prezzi abbastanza bassi. Stavo passeggiando e ho visto questi cartelli. Io non posso crederci che questo si chiama così. Tra l'altro è quello che sta facendo questa... Ok, c'è questo parco qua dove c'è calisthenics, la sbarra e tutto. Quindi posso tornare ad allenarmi, che è tipo 3 mesi che sono fermo. Comunque io pensavo e speravo che facesse molto più caldo. E invece con la maglietta a maniche corte all'ombra fa quasi freddino, nonostante sia la fine dell'estate. Dicono che in inverno, quindi verso giugno-luglio, farà ancora più freddo. Quindi ci siamo portati praticamente tutto l'abbigliamento invernale, come se fossimo a Milano. Anche perché essendo sull'oceano ci sarà un sacco di vento, ed è la cosa che ci fa percepire un sacco il freddo. Comunque mi chiedo come abbiano dato il permesso per costruire questi palazzi qua in riva. Uno, per la questione sabbia, e due, perché... cioè tutti i giochi, tutto il sole la mattina, perché c'è un palazzo costruito sulla spiaggia. Allora ragazzi, si è alzato questo fumo incredibile e cioè tipo a un certo punto è scomparso il sole e ho detto ma che wow. E praticamente questo qua è fumo degli incendi dei boschi qua a Viña del Mar, perché è molto frequente che si brucino. E allora ritornare in base così pranziamo. E niente, la vista dal balcone se n'è andata. Non vi ho ancora detto esattamente perché ho lasciato la Bocconi e sono venuto in Cile, però voglio spiegarvelo in università. Quindi ci vediamo nel prossimo video nell'università Adolfo Ibáñez qua a Viña del Mar in Cile.